Rough Web Radio. Rough Web Radio. Not a lifestyle. Just life. Benissimo chi ha messo le mani sulla tastiera e chi no. Vabbè, insomma, comunque. Quindi sei tu che sputtani la gente, ok? Sì, vabbè, è un po' emozionato. La mia mamma ci sta, cioè voglio dire, cioè non è da tutti i giorni parlare con me. Parlare con la Vale. Beh. Ed essere su una trasmissione che, voglio dire, è tutto fuorché una trasmissione seria, virgola, a volte. Però, insomma, siamo un po' stronzi, soprattutto tu, Vale, però ci sta. La mera, tranquillo, la tengo a bada, ci penso io. A posto, allora. Sei in una botte di ferro, e vai tranquillo. E ti tiene a bada te. Ma sì. Allora, dai, andiamo, facciamo una bella cosa. Abbassiamo come al solito il sottofondo. Andiamo a chiamare appunto Steve Lamera, ok? Che in questo momento sarà lì. È lì con delle persone. Sì. Non è da solo, insomma. Quindi si sta cagando addosso, ma c'è gente che gli passa la carta igienica, tutte cose così. Pronto? Pronto! Steve Lamera, un'ovazione per lei, arriva subito, via! Subito, no. Però, benvenuto! Buonasera! E anche come qui la band. Fantastico. Senti Steve, guarda, una cosa te la dico subito, intanto che ti avvicini al microfono. Allora, la dico a te, la dico al pubblico. Allora, io e Steve Lamera ci sentiamo spesso, vero? Vero Steve? Yes. Però, Steve, noi dovevamo parlare più del disco. Cioè, a me fa piacere che tu mi passi quei link che io poi la sera me li guardo di brutto, però se avessimo parlato più del disco saremmo stati un pochino più sul pezzo. Comunque, ti ringrazio lo stesso dei link. Che link prego, vi siete prego. Mandati? Ma roba, non ti preoccupare, video non prettamente musicali, ma video. Però insomma, dai, Steve, dici tu, dici che succede. Noi abbiamo sentito adesso In Your Veins. Cos'è? Da dove viene fuori questa canzone? Ma questa canzone, ma come tante canzoni rock, forse è un po' lo standard, parla comunque di ragazze, di amore, ecco. No, ma aspetta, Steve, scusami, voglio sapere. Cioè, da dove viene? Da un disco? Da qualcosa? Hai fatto qualcosa? Hai fatto solo questo sing? Cioè, che è successo? No, una canzone che appartiene al disco. Tra l'altro è probabile che sarà anche uno dei singoli, ma dobbiamo ancora decidere. Comunque è una canzone che troverete nel disco che uscirà verso fine gennaio. Niente, ecco. Quindi scusa, perdonami, questa è una, cioè non c'è ancora il disco. Noi abbiamo passato un'anteprima, perdonami, scusami, perché noi ce la tiriamo un sacco su sta cosa. Sì. È un'anteprima? Dillo. Sì. Ovazione. Eccolo qua, guarda. Abbiamo avuto anche questa. Scusami, allora ci Steve, sono dei messaggi in chat. Sì, no, ma c'ha ragione. Allora, Mario Iob, che conosce, che ti saluta in chat. Visto che hai parlato di In Your Veins, che parla di amore, lui ti dice: no, di le cose come stanno, di che è una canzone che parla di figa, e ci sta, sì. Quindi guarda, facciamo. Scusami, dimmi. Dimmi tu. No, dico, guarda, prendiamo un po' spunto da quello che ha detto Mario. Perché non facciamo un'intervista? Sei proprio da rocker consumato, cioè di quello che è proprio... Ah, cioè, scusami, mi devo fare una striscia, tranquilla, dopo c'ho due zocco. Cioè, facciamo proprio l'intervista da quello che ha passato. Ti va? Proviamo. Ok, perfetto. Quindi, primo progetto, caro Lamera, cosa hai voluto mettere in questo disco? Devi fare quello vissuto, vai. Ho voluto mettere canzoni di tanti miei gruppi, di tante mie fans che mi hanno rincorso per una vita. Non è capace, non ce la fa. Allora, facciamoti sciogliere il ghiaccio. Ma è serio, non è come te. Sì, lo so, ma infatti, guarda, cioè, la riprova è questa, perché sai che c'è la penitenza? Sì. Ok? Oddio. Steve, cos'è che avevamo pensato, cioè cos'è che avevi pensato di fare come penitenza? Un brano che non è proprio mio, però... No, ma quello che avevi pensato, non quello che andrei a fare, quello che avevi pensato di fare, chi era? Una penitenza? Sì, no, ma... Aiuto! Una penitenza? No. Steve? 50 flessioni. Steve, un secondo. Allora, abbiamo parlato, mi hai detto che devi fare il brano che non faresti mai. Avevi scelto un brano, giusto? Che però non farai questo, ne farai un altro. Di chi avevi scelto il brano?
un brano di Battisti. Fantastico. Cioè, non ci capiamo per un cazzo. Scusate, no, state zitti tutti. Steve, porca puttana, avevano detto che devi fare una canzone di uno che si chiama Marco e poi l'altro no, cognome lo dici tu. Però non hai deciso di fare scusami, scusa. Ovazione. Mamma mia, che fatica. Marco Carta. Marco Carta devi fare. Questa è una brutta. Scusa, che è successo, Caravale? Che alla fine l'ha scritto prima, che si era un po' emozionato, stava cagando addosso. Marco Carta gli è tornato utile, quindi Marco Carta non lo fa. Che ci fai? La sorpresa, visto che l'hai appena detto. Vai. Dai, faccio un brano di Battisti che è meglio. Va? Vai, allora, dai. Quando sei pronto, diccelo che lancio un'ovazione prima del tuo. Vai. Vai. Parola band, siamo pronti. Perfetto, vai, presenta il pezzo e cantaci qualcosa, vai. La canzone del sole. Beh, cazzo, vai, senti com'è proprio. Vai. Fantastico, grande Steve. Ok, hanno apprezzato tantissimo in chat, sì, soprattutto sì. Adriano e Alberto, che vi salutano ed oggi sapranno come insultarvi per un po'. Esatto, intanto è arrivata un'email dall'Audi. Ciao Alberto. Intanto è arrivata una mail dall'Auditel, grazie perché insomma c'era un buon seguito. Comunque, insomma, abbiamo sentito quella che non fareste mai, ok? Però insomma, male perché Battisti si è girato un attimo. Sì, è stato male. Però, caro Steve, insomma, torniamo invece a quello che sarà il disco. Insomma, detto fine gennaio, diciamo come si intitolerà, dove lo si potrà trovare. Se lo vorrete portare magari in giro anche in anteprima a far ascoltare dal vivo, dici un po', sempre da consumato, eh? Allora, il disco uscirà il 22 di gennaio. Mm-hmm. Si potrà trovare ovviamente online su cdbaby.com e nel negozio, molto probabilmente nel negozio Mariposa al Duomo. Ah, bene. Mm-hmm. E, ecco, questo. E poi probabilmente anche su iTunes e via dicendo. Fantastico, fantastico. Tanto ho capito chi è Alberto Pagani, scusate, un attimo, ovazione per me. Anch'io. Buongiorno, Davide. Buongiorno. Scusa, ma... Sì, volevo anche dire... per febbraio, verso la fine di febbraio, è previsto anche uno showcase. Mm-hmm. Riguardo il disco, e vi terremo aggiornati per quanto riguarda appunto questo showcase. Non si sa già dove, come, no? Il locale? La location? Vuoi sapere? Sì. La location sarà il Legend Club di Milano. Casa no, insomma, siamo di casa. Sì. Senti, caro Steve, io ti direi di presentare quello che è il singolo, quello che forse sarà anche, cioè, il singolo, perché c'è già anche il video, giusto? Sì. Che anche c'è anche una gnocca, tra altre cose, scusa, fa sempre piacere dirlo. Presentaci pure questo brano. È la signora Lamera? Non lo so. Non è lo la so. Signora Lamera la gnocca del video? No, è una nostra amica, diciamo, ecco. Ah, la okay. Clem.
Bene, ragazzi, avete sentito, quindi è fattibile. Vai, quindi, presentecela pure questo brano, poi ti salutiamo anche appunto il project. Prima di presentare il brano, posso fare un saluto a due persone? Certo. No. Sì. No, allora voglio salutare Stefano Catena, che è il nostro tastierista, che purtroppo questa sera si è dovuto assentare per motivi di lavoro. Poi volevo anche salutare Andrea Boccia, che è un ragazzo che ha collaborato con noi al disco e anche al brano anche in Your Veins, ma anche Bloody Crystal. Ciao Andrea, grazie, grande come sempre. Perfetto. Ok. Ciao anche signore e signori, il nostro nuovo singolo Bloody Crystal. Steve Amera Project. Ciao ragazzi, grazie. È stato un piacere. Grazie.